Oggi vi voglio parlare di come guadagnava i soldi la banda della Magliana, facendo una piccola analisi su quello che erano i mercati, su quello che erano i flussi di denaro, su quello che praticamente li portava ad avere potere e denaro, e fare una bella distinzione tra potere e denaro, perché è vero che le cose vanno di pari passo, ma spesso in alcuni casi si poteva sacrificare il denaro per acquisire potere, per avere più denaro dopo. E oggi vi parlo di tutto questo. Scuola di Quando esordiscono alcuni dei ragazzi della banda Magliana come criminali, nella maggior parte dei casi il loro esordio è un furto. Perché il furto? Perché il furto, ragazzi, è la cosa più istintiva, la cosa più immediata, non ha bisogno di capitale. In alcuni casi non ha bisogno di preparazione, come dicevo è istintivo. Vedi uno che lascia la macchina aperta, gliela rubi. Vedi uno che ha lasciato la motocicletta con le chiavi inserite, gliela rubi. Vedi uno col portafoglio che penzola un pochetto, io prendi e glielo sfili. Cioè, il furto è primordiale da questo punto di vista. Per il poco di buono è proprio il biglietto d'ingresso. Poi, ovvio che in base alle tue capacità, in base a quanto sei bravo, puoi evolverti verso la tua inclinazione migliore, perciò da furto si può passare ad altre cose, oppure specializzarti al massimo nel furto. Voi pensate che a Roma c'era la famosa banda dei cassettari, conosciuta in tutto il mondo? Con tale Manlio Vitale era riuscito ad evolversi così tanto nel furto che arrivava a rubare nei caveau delle banche. Per capirci, il caveau della banca è la cosa più sicura in assoluto. Sta sottoterra, sta sotto una banca, mille allarmi, mille pareti. Questi si erano specializzati talmente tanto che scavavano tunnel paralleli, trovavano strade alternative per arrivare al caveau delle banche e rubare nelle cassette di sicurezza. Tra l'altro c'è un caso proprio notevole, che era quello del furto nel caveau all'interno della città giudiziaria di Roma, che poi magari ne parleremo, ed è collegato direttamente con la banda della Magliana, a quanto pare. Comunque, la naturale evoluzione dei ragazzi della banda della Magliana sono le rapine. Le rapine potevano essere fatte alle banche e potevano essere fatte ai portavalori, perché la rapina sono soldi immediati, in più è prestigio, e già qui iniziamo a ragionare sul discorso del potere. E chi truffava la povera gente quando finiva in carcere non è che era visto bene. Questi sono rapinatori, sono delle leggende, perché in quegli ambienti, se tu avevi rapinato un portavalori con le peggio armi e ti hai riportato via un sacco di soldi, diventavi una leggenda. Chi faceva le rapine in banca, quelle veloci, quelle teste, quelle dove arrivavi con le moto, ti spostavi, sparavi quattro colpi in aria e uscivi dalla banca senza aver fatto danni con un sacco di soldi, diventavi una leggenda. Le rapine, a meno che non avevi un basista, cioè uno che ti dava delle informazioni relativamente, oh guarda che su sto blindato ci stanno un sacco di soldi perché ce l'ho caricato io, guarda che oggi in banca c'è un sacco di soldi perché è venuto uno a deposità, difficilmente avevi la fortuna di beccare il momento migliore. Per quello era anche importante un po' di organizzazione, al di là dei tempi, al di là dei mezzi, serviva anche qualcuno che ti dava la dritta e che ovviamente andava pagato con una stecca, con una percentuale. Una volta che avevi sti soldi delle rapine, che potevano essere tanti, potevano essere pochi, potevi reinvestirli in qualcosa di più redditizio. Loro per esempio provarono con il sequestro di persona, che andava tanto di moda ai tempi. L'unica differenza è che il sequestro di persona richiedeva pazienza, richiedeva degli strumenti e dei mezzi superiori, richiedeva una capacità di contrattazione e di gestione di tutto quanto che era molto elevata, specie per dei ragazzi di borgata. Voi immaginate averci a che fare con le forze dell'ordine, con la famiglia, contratta, facciamo, allora lascia i soldi qua, no, mi hanno visto. Cioè, i rischi sono tantissimi. Dove lo teniamo il sequestrato? Attenzione che quando lo metti in mano a qualcuno che non sta tanto bene con la testa, c'è il rischio che te lo fa morire di fame, te l'ammazza. E infatti, come è andato a finire il duca Grazioli Lante, che l'hanno ammazzato. Molti sequestri in passato si erano conclusi con la morte del sequestrato, in alcuni casi avevano preso 4 soldi, in altri addirittura non avevano preso una lira. Pertanto la strada dei sequestri è andata bene per prendere il loro primo miliardo, ma da quel momento in poi hanno capito che non era la strada più indicata per poter portare avanti un business, e hanno iniziato a quel punto a sondare
e a lavorare su tutti quei business che invece erano rodati o che comunque stavano andando bene e che potevano essere gestiti con un po' di capacità e di intelligenza. Per esempio, l'usura è uno di quei business dove sicuramente fai dei soldi, sicuramente hai dei ritorni nel tempo, ma che va seguito da gente esperta, perché devi avere un capitale, devi investirlo, devi darlo alle persone, devi mettere in cantiere che qualcosa possa non rientrare, oppure ancora di più devi stare sempre dietro alle persone, e a un certo punto il limone, una volta che l'hai spremuto tutto, non c'è più nulla da spremere, perciò ti ritroverai delle persone che, nonostante tu le abbia minacciate, nonostante tu le abbia messe in una condizione di pagarti sempre, non hanno più nulla. E poi ti ritrovi sempre i casi insolventi, cioè quelli che puoi pure ammazzarli, tanti soldi non li caverai mai dalle loro finanze perché non ce li hanno. Perciò l'usura sicuramente era un mercato che andava bene, ma ci doveva essere qualcuno dietro che, oltre a seguirlo, faceva anche un po' di promozione, perché era come una banca. Cioè, se tu non gli dicevi ai clienti che gli davi i soldi, se tu non ti muovevi sul mercato, se tu non ci avevi delle persone abili e capaci a seguire anche la contabilità, col cacchio andavi avanti, perché poi alla fine l'usura si risolveva in: ormai mi dai sta cifra a mese e questa me la dai per sempre, ma io te l'ho ridata, non me ne frega niente. Ma in realtà, più dell'usura, più emergente, più utile, più funzionale era il mercato della droga, perché in quegli anni era per tutti. Chiunque poteva permettersi una dose, faceva una gran parte del lavoro per te, perché la parte chimica faceva sì che i tuoi clienti tornassero sempre e fossero fidelizzati, cosa che, a differenza dell'usura, invece quello cercava sempre d'annarsene, svigolà, spariva, tu dovevi cercarlo, dovevi intimidirlo e rischiavi comunque tanti anni di carcere, al di là dell'usura, per tutto quello che poi potevi fare: sequestri, minacce, tentati omicidi, aggressioni. Invece con la droga era tutto più semplice: tu te la prendi, da quel momento tu sei mio cliente e tornerai sempre da me. Ovvio che in un mercato così, tra virgolette, facile, dove uno comunque e il cliente rimane permanente, devi, uno, mantenere il cliente, non farlo morire, perché sei tu che decidi, specie con quelle dimensioni, quando tu bypassi il distributore e vai direttamente dal produttore, sei tu che decidi la qualità della droga e il costo della droga. Perciò devi trovare un rapporto qualità-prezzo che faccia sì che i tuoi clienti non muoiano perché l'hai tagliata chissà quanto, e che se la possano permettere in maniera continuativa, perché se tu gli spari dei prezzi assurdi e questi, pur facendo gli scippi, pur lavorando per te, pur dandoti una mano, non riescano a comprarsela, diventa un dramma. Perciò devi equilibrare quello e devi stare attento alla concorrenza. Dal punto di vista pratico, se tu sei colui che la distribuisce a livello nazionale, perciò la vai a prendere al produttore, quella zona è una tua esclusiva, è difficile che trovi uno spacciatore che non è sotto di te, che venda qualcosa che prende parallelamente, anche se ci sono stati dei casi. Però devi veramente ramificare bene tutta la struttura. Una volta che l'hai ramificata bene, su questo la Magliana erano stati bravissimi, dividendo le varie piazze di spaccio, affidandole a persone della banda che a loro volta la affidavano a tutti i vari spacciatori con cui avevano un rapporto di fiducia, tant'è che lo stesso Abbruciati l'affidò a Fabiola Moretti, che poi era la sua partner. A quel punto si creava un introito continuo, un mercato veramente funzionale, perché erano soldi continui e subito. Prendevi la partita, vendevi la partita, incassavi i soldi. Erano soldi tanti, continui e tutti i giorni, con un rischio molto moderato, perché mandavi comunque avanti personaggi che non gli interessava neanche nulla del carcere, perché molte volte i tuoi clienti diventavano i tuoi inservienti, gratuitamente facevano tutto il lavoro sporco e tu te ne lavavi le mani. Poi ovviamente all'interno della banda, come dicevamo prima, per acquisire potere, alcuni dei membri della banda si prestavano, tra virgolette, a dei servizi che potevano portare potere e prestigio in cambio di poco e niente. Voi pensate per esempio ai killer della banda Magliana, come Abbruciati, che era stato incaricato di freddare Rosone, nonché veniva incaricato da Pippo Calò di fare tanti lavori sporchi, gli stessi Testaccini, che comunque
lavoravano nell'offrire servizi anche a personaggi che poco avevano a che fare con la criminalità. Però questo ha portato, specie la fazione dei Testaccini, ad altri business, chiamiamoli tra virgolette semilegali. Perché semilegali? Perché quando ti dicono oh, vuoi investire nell'immobiliare, vuoi investire nei servizi, vuoi investire nel commercio, voi dovete solo immaginare che quando questi personaggi vanno a investire portano anche il retaggio criminale all'interno di questo investimento. Nel senso, se io investo nell'immobiliare, devo costruire, devo prendere un appalto, devo fare una serie di cose, c'è sempre quell'impronta criminale. Oh, lo prendo io sto appalto perché so io. Oh, attento che sta cosa la paghiamo di meno perché siamo noi. Sto servizio me lo offre a meno perché siamo noi. Cioè l'intimidazione c'era sempre, perché ormai la posizione ce l'avevano e volevano guadagnare e massimizzare sempre anche all'interno del mercato legale. Passavano dal mondo criminale al mondo tra virgolette legale, il famoso mondo di sotto e il famoso mondo di sopra, stando nel mondo di mezzo. Perciò loro facevano una parte criminale e una parte legale e rimanevano lì in quel limbo, e coinvolgevano anche personaggi del mondo, chiamiamolo legale, nei loro traffici. Perché poi qual era il vantaggio? Uniamoci tutti quanti, te fino a ieri pagavi X, mo paghi X meno 5, 2 me lo dai a me, ci guadagnavi, qualcosa la riconoscevi a loro e ci avevi pure una certa protezione. Questo ha fatto sì che quella parte della banda si sviluppasse in maniera esponenziale, diventarono degli imprenditori, avevano proprietà ovunque, reinvestivano i soldi, mentre gli altri, l'altra parte della banda, quella un po' meno sveglia, quella che non aveva capito effettivamente come funzionavano questi mercati, era rimasta al palo e ogni tanto continuava con le rapine, continuava con gli omicidi, continuava con quelle cose dove ti sporcavi le mani. La verità qual è oggi? È che la maggior parte della gente che stava nella parte degli investitori hanno fatto una brutta fine, e questo la dice chiara su quanto si erano invischiati magari all'interno di questo mondo di sopra. Quelli dall'altra parte, qualcuno è morto, qualcuno è finito in carcere, qualcuno si è pentito, e la situazione la conosciamo bene oggi. Però i guadagni sono stati spalmati su tanti ambiti, e ogni volta, per esempio, che spariva un mercato, voi immaginate il mercato dei sequestri, a un certo punto è sparito, nessuno pagava più un riscatto, c'erano talmente tante difficoltà che nessuno faceva più i sequestri. Ma il mercato della droga, ragazzi, insieme all'usura, sono quelli più fiorenti ancora oggi, perché oggi con l'usura fatta bene e con la droga automaticamente ci si muove all'interno del mondo criminale e si reinvestono ovviamente tutti questi guadagni nel mercato pseudo legale. Spero vi sia piaciuto questo. Se volete altri video sulla banda della Magliana, scrivetemelo nei commenti. Sto preparando anche nuovi personaggi, ditemi se c'è un personaggio in particolare che vi può interessare. Nel frattempo vi saluto a tutti, ciao.